dalla nera bocca tenebrosa che ormai riempiva l'intero centro della difesa, arrivò un lieve suono. Non vicino, ma che sembrava salire fino a me da abissi sconosciuti. Molto, molto debole e perduto. Sembrava come il mormorio infinitamente remoto di innumerevoli maiali. A un tratto, dall'abisso che era così vicino, arrivò di nuovo un debole, debolissimo mormorio, così tremendamente lontano che il suono pareva remoto, come un'eco perduta. Anche così provai fisicamente quell'orribile sensazione di contaminazione che un uomo sano prova quando si trova in stretto contatto con queste mostruosità esterne. Dalla nera bocca alla mia sinistra non erano arrivati altri suoni. Mi sporsi per guardare direttamente giù nel pozzo. Il bordo della bocca circolare era ormai ben definito e aveva un aspetto curiosamente solido, come se fosse stato formato di una sostanza simile a vetro nero. Tornò lo scuotimento e un ondeggiare di luce mortifera. Sembrò balenare all'esterno della barriera. Poi, di colpo, la stanza si riempì di uno strano ruggire, un animalesco enorme urlio, una tempesta di grugniti maialeschi. In quel suono c'era qualcosa di più del semplice caos. C'era un ritmo diabolico. Vi ripeto che tremavo e sudavo dalla testa ai piedi. Ero in uno stato che si avvicinava alla follia, oppure in uno stato anormale di consapevolezza e sensitività. A questo punto successe una cosa molto curiosa, perché intorno al pozzo, che aveva l'aspetto di vetro nero, apparve un'incandescenza luminosa. Andava e veniva stranamente, girando intorno ai bordi in direzione opposta a quella del muro di nere nubi. La prima cosa che notai fu una strana irregolarità nel muro di nubi. C'era uno strano movimento nella parete nebbiosa, come se qualcosa stesse trafficando. Quando tornò a passarmi di fronte, mi accorsi che si rigonfiava verso di me. E mentre si allontanava, ne vidi una seconda, poi una terza e una quarta. Tutte in parti diverse del muro nero, che girava lentamente. Sentii un basso grugnito dall'altro lato del velo, che esplose improvvisamente in un coro di suoni animaleschi, grugniti, squittii, ululati suini, tutti mescolati in un suono che era la melodia fondamentale dell'animale. Un rombo che salì in un crescendo di orrori e che esprimeva urgenze bestiali, aspirazioni, entusiasmi e atti innominabili di qualche caverna dell'inferno. Quel suono aveva in sé qualcosa di così inesplicabilmente al di sotto degli orizzonti dell'anima, che il comune terrore della morte, con tutte le sue sofferenze, sembrava qualcosa di pacifico e infinitamente santo, se paragonato alla paura degli elementi sconosciuti compressi in quell'orrenda melodia. Non avevo più l'impressione di trovarmi fra quattro mura, ma tra gli spazi echeggianti di immensi corridoi. In quel momento cessò il ruggito di rumori suini e mi sembrò di guardare attraverso miglia di etere nero verso qualcosa. Una pallida faccia che fluttuava lontana e remota, un grande muso di maiale. E mentre guardavo lo vedevo crescere, un pallido muso di maiale apparentemente immobile,
che saliva dall'abisso. Per forse un minuto guardai attraverso l'oscurità quella cosa, sospesa come un lontano pianeta, come un morto nel vuoto abissale. Ero penetrato oltre ogni precedente limite. Ero dove nessuna anima umana aveva diritto di stare. Sotto di me, lontano, tra i miei piedi, vedevo il maiale, che in qualche maniera sembrava diverso, più chiaro, più vicino, più enorme. Sentii che mi si era avvicinato in un momento. E di colpo provai l'impressione di stare scendendo fisicamente. Mentre avanzavo lentamente, accadde una cosa. Il muro mobile di nubi arretrò, formando un grande golfo d'ombra. Girandomi per guardare la difesa, mi accorsi che era circondata dal muro di nubi nere, che appariva straordinario visto dall'esterno. Assomigliava a un tozzo fumaiolo, lievemente ondeggiante, fatto di fumo nero che andava dal pavimento al soffitto. Al cessare dei suoni, vidi qualcosa che si stava sollevando nel centro del pozzo. Si alzava con un movimento costante. Lo vidi pallido e immenso attraverso il vorticare di nubi. Un pallido grugno mostruoso che si levava da quell'abisso inconoscibile. Era come se l'orribile presenza si fosse avvicinata alla mia anima. Ora c'era una minaccia selvaggia e la sensazione di una cosa oscena vicina a me. Era orribile, semplicemente orribile. In un attimo, attraverso il cupo bagliore rosso, vidi qualcosa che distrusse in me la speranza, dandomi un tremendo sconforto. Infatti, il cerchio indaco, la barriera finale della difesa, stava venendo sollevata lentamente. Il maiale aveva ricominciato ad alzarsi. Vedevo il suo orribile muso sollevarsi al di fuori delle nube. Nel mortale silenzio di quella stanza, provai la strana sensazione che tutta l'eternità fosse tesa e immobile, come se certi poteri sapessero dell'orrore che aveva portato in questo mondo.